Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Fortnite per andare ad atterrare nel miglior punto in cui atterrare in questa nuova stagione 3 del capitolo 5, punto che in realtà abbiamo già conosciuto negli ultimi video ma che oggi vi andrò a spiegare anche con qualche bella rotation interessante in base ovviamente alle safe. Prima di continuare col video però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGY, tutto grande, tutto attaccato nei costi oggetti di Fortnite, mi raccomando ragazzi è davvero fondamentale per supportarmi, quindi controllate sempre che su supporto a un creatore ci sia scritto GGY, tutto grande, tutto attaccato anche per che ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo. Grazie però di cuore a chi lo farà, è fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, mi raccomando ragazzuoli, per non perdervi tutti i prossimi video e lasciate un bel mi piace per queste challenge, questi video che magari possono tornarvi utili, non lo so. E consigliatemi altri punti dove atterrare nei prossimi video. Mettiamo pronto e vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Allora ragazzi, il punto in questione, ma penso che molti di voi lo avranno già intuito, è il pontile qui a sud della mappa. Una roba davvero clamorosa. Tra l'altro nel mio canale extra su GG Specials, che è il mio quarto canale qui su YouTube dove ho ricominciato a fare le reaction proprio di Fortnite e dei pro, abbiamo visto come Mr. Savage sta atterrando qui anche in Ranked. Ma ripeto, non è che vi sto presentando l'acqua calda ragazzi, cioè lo conoscerete davvero in tantissimi, però analizzando tutti i punti un po' più safe della mappa, questo è davvero il migliore. Ovviamente raga, una volta che lo conoscono tutti non è più così safe, però come vi ho già detto più e più volte in questo capitolo 5 ci sono tantissimi punti safe con tantissimo loot, paradossalmente anche quasi più delle città. Abbiamo fatto ieri il video dove mi lamentavo di questa stagione 3 del capitolo 5, vi parlavo proprio di come le città a volte siano vuote di loot. Ecco, ci sono zone di mappa anche più safe che invece sono sempre piene, stracolme di loot. Una di quelle è sicuramente questa. C'è anche per esempio quella zona lì, ma ce ne sono veramente tante. Ma nel video di oggi secondo me la parte interessante è vedere quali tipi di rotation possiamo fare a seconda del vostro stile di gioco, quindi sia che vogliate giocare in realtà un po' più aggressivo, sia che vogliate giocare invece in maniera un po' più conservativa, diciamo così. Allora, innanzitutto, raga, la prima cosa a tenere sotto controllo, insomma, comunque da tenere in conto, è che qui abbiamo il barilotto, ragazzi. Ci abbiamo il barilotto di Slurp, che è devastante, ovviamente vi fulla e voi già state a posto. Non dimentichiamoci che qui c'è anche l'Oasi che vi cura. Dopo ci andiamo e vi faccio vedere. O era questa? Ogni volta mi confondo, non lo so, dopo vediamo. Ma ragazzi, la vera forza di questo punto è che è pieno di chest. Io oggi non credo di riuscire a farvele vedere tutte, perché ci vorrebbe un team intero per farvi vedere la posizione di tutte quante le chest. Vi dico solo che ne possono spawnare fino a 20, teoricamente, qualcuna più, qualcuna meno. Alcune sono molto odiose da andare a recuperare perché sono sopra, altre sono in queste chest, raga, quindi dovete stare poi voi attenti a trovarle. Poi certo, se siete sfigati come me trovate solo pistoline, eh. Però se siete un po' più fortunati, di sicuro, raga, vi fate un bel loot incredibile. Ah, tra l'altro sì, raga, oggi volevo startare in build e quindi ho startato in build. Di solito questi video li faccio in no build, ma oggi, raga, volevo farmelo in build, quindi siamo in build duo. Qui, raga, tra l'altro vi potete anche prendere il dardo, il bro vi dà il dardo, poi comunque è sempre un NPC con cui potete parlare e vi regala cose. In questo caso a me ha dato lo scildone. Ma poi guardate qui, ragazzi, in tutti questi container quante chest ci stanno. È davvero una roba allucinante. Però, come vi dicevo prima, in realtà questo punto è anche ottimo poi per fare le varie rotation in base a dove volete andare, in base a dove va la mappa, pesta. Perché allora, se volete giocare aggressivi, voi comunque potete venire qui, lootare e maxarvi in due secondi e poi puntare i vari punti dei boss. Se c'è magari Megalodon, se qui in questo caso c'è la macchinista. Comunque raga, questa è una zona molto 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 frequentata da tutta la lobby, quindi insomma, qualcuno per pushare lo trovate. Ma in realtà, dato che quest'altra zona invece è diventata vuota, non ci va più nessuno, potete anche pensare di girare a destra e andare verso nord, ma nord-est. Anche perché la safe si presuppone che sia sempre verso nord. Comunque, raga, già ci ho fatto il video ovviamente sulla pistola laser, recuperatevela sul canale. Allora, vi devo dire la verità, io sono stato abbastanza sfigato però nel video di oggi, perché, cioè, veramente io ci sono atterrato tante volte qui e ho sempre trovato cose molto più interessanti, hanno citofonato, mannaggia la miseria. Una sfiga di l'altra, ci voleva pure il corriere che mi faceva rallentare. Oh, tra l'altro aspettate, cesta leggendaria, occhio. Oh no no no, buona in realtà, ho visto solo la pistola laser. Comunque dicevo, con un po' più di calma sicuramente avrei potuto lootare meglio, perché sono abbastanza convinto di aver dimenticato qualche chest di qua e di là, ma anche qualche loot a terra di qua e di là, vi devo dire la verità. Però diciamo che con un po' più di fortuna, con tutte ste chest, ragazzi, si poteva trovare nettamente di meglio, sia da un punto di vista dei movement, ma anche proprio di armi. Mo, a parte la mitraglietta, sono stato fortunato, però insomma, vabbè. Comunque ragazzi, avete anche il veicolo, cioè veramente ragazzi, c'è
c'è di tutto, c'è veramente di tutto. Ce ne sono anche altri di veicoli, quindi pure se venite in 3-4 potete prendere una macchina a testa. Io ragazzi in questo caso me la gioco abbastanza aggressiva la partita, quindi vado verso gli altri boss, ma soprattutto vi volevo far vedere l'Osi. Tra l'altro c'è anche una missione con l'Osi, raga, da fare. Allora, praticamente mi prendo questa, sì, lascio quello lì. No, però mi sa che adesso sono fuori safe e quindi non funziona, raga. In fuori safe, di solito, ste cose non fungono, purtroppo. Perché non mi pare sia quella. Mi pare fosse questa qua, ragazzi, che vi cura. Però mi sa che fuori dalla tempesta non vi cura. Vabbè. Mo' tanto dopo andiamo anche in quell'altra e confutiamo. No, raga, un'altra bellissima mitraglietta. Che però è modificata meglio, ragazzi. C'ha il laser. Raga, stanno sparando proprio qua. Mi sa che stanno sparando al boss. Mi sa che si sono bombati il boss, raga. Si sono bombati proprio adesso il boss. Oppure no? Ho visto la vita del boss andare giù. Sì, ok, se lo sono bombato adesso. Oh. Raga, ma... Raga, l'ho atterrato. No. Raga, ma l'avevo atterrato quello lì, che è successo? Perché è riuscito a scappare coi guanti? No. Ma che cacchio è successo? Ok, l'avevo spaccato però pure, no? Ma come non mi fa salire? Raga, ma non mi faceva arrampicare. Ok, let's go. Mi dovrebbe aver dato anche la kill di quell'altro. Che però dove è andato? Cioè, raga, quello era riuscito a usare i pugni prima che io lo uccidessi e quindi gli ha dato comunque l'effetto, da quello che ho capito. Penso sia andata così più o meno. Va bene. Allora, mi bevo questa. Mi tengo questa. Faccio così, mi tengo i pugni. Bello questo qui mitico. La ballerina è una, quindi per adesso faccio così, ragazzi. Anche se, insomma, le ballerine si tengono sempre. Ma sì, dai, raga, ma me tolgo la mitraglietta, anche se lo sapete, io ho un debole per questa mitraglietta, va bene comunque. Quindi ecco, cioè vedete, se volete vi fate la partita un po' più aggressiva, venite poi verso i medaglioni e via. Sono abbastanza sicuro che qui a nord-est invece non ci stava nessuno, quindi poi vi potete fare anche tutto quel giro lì. Sicuramente sto omettendo anche altre cose che potreste fare e altre cose che potreste sfruttare con questa rotation, sono abbastanza sicuro. E poi ripeto, con un po' più di fortuna in realtà potevate tranquillamente trovare più roba rispetto a quella che ho trovato io. Comunque qui ci sono i cactus, li volevo sfruttare per curarci. Ok. Ah vabbè, qua tanto non ci posso entrare perché ho la macchina, ma va bene. Okay. Oddio, raga, sto cactus mi sembrava un avversario, ma lol. Allora, adesso, raga, noi possiamo anche pushare. Cioè, nel senso, noi il video, bene o male, quello che devo farvi vedere ve l'ho fatto vedere. Ok. Bene. E poi ripeto, se vi volete fare la partita davvero aggressiva, vi andate a cercare appunto anche al nitrodromo o addirittura quello che c'ha Megalodon, eh. Quindi da lì poi scegliete voi come fare e cosa fa. Ok, bro. Non è proprio così consigliato sparare e fermarsi a pushare qualcuno quando si è one shot, ma sono scelte. Allora, occhio perché il medaglione questo qua mi sembra che stia venendo verso di noi, sbaglio. Eccoli lì. Ok, però loro sono in due, raga. No, raga, l'ho sprecata. Totalmente sprecata. Oh, ce ne sono altre due qui. Ok. Ah, ma se ne stanno andando però. Io che pensavo mi volessero pushare. Ah sì sì, ma non me ne frega niente della macchina. Potete anche distruggermela in realtà. Ma raga, ma stanno proprio... Io pensavo stessero andando a cercare tipo le airdrop. Invece stanno proprio cercando di scapparmi, maledetti. Tra l'altro dovrebbero aver capito che sto da solo, perché nessuno sta sparando con la torretta. Ce n'è solo uno e sta guidando. Vabbè raga, non li raggiungerò mai se continuiamo così. Non li raggiungerò veramente mai. A meno che... Ah, ma ecco perché stavano a scappare, raga. Ma non ci credo. No, raga, è passato. Non ci posso credere col guanto. Con 38 di vita l'abbiamo lasciato, raga. Con 38 di vita l'abbiamo lasciato. Non ci posso credere. Che dire, ragazzi? Dopo un fight del genere mi hanno un po' fatto passare la voglia di giocare in build, eh.
No, raga, comunque veramente, cioè, è incredibile. È incredibile come in questa stagione giocare con le build sia davvero frustrante. Mi ero costruito un grattacielo, lui, bam, con i guanti, totalmente distrutto. Comunque poi ho capito perché erano scappati, appunto, perché erano one shot, vabbè. Comunque, raga, taglio del boost direttamente qui, non ci sta venendo nessuno. Molto strano, perché effettivamente io anche altre volte ci sono venuto, c'era sempre un sacco di gente, però sono atterrati lì, Non so se avete visto, una due atterrata lì e c'è un po' di gente, ovviamente, che è andata sempre dalla macchinista. Anche se non so se è spawnata, adesso vediamo. Sì, la macchinista sta di nuovo qui, quindi dopo ci possiamo sempre fare un pensierino. Spero di essere un po' più fortunato rispetto a prima, Più che altro col pump, ragazzi. Più che altro col pump. Raga, stavolta ho trovato ancora meno chest, ma che sfiga. Quasi mi pento di fare un video dopo ho parlato bene di questo punto d'atterraggio, cioè incredibile. Ma almeno prima ho trovato una marea di chest, solo che sono stato un po' sfigato. Stavolta proprio pochissime chest in generale. Vabbè, raga, ma no, stavolta facciamo il giro inverso invece. Facciamoci la partita un po' più tranquilla di cui vi parlavo prima. Giriamo verso destra. Certo, se qui sparano, vado a vedere che cosa succede. Nel frattempo... c'è gente messa male qua sotto, però. Ma molto male. Ok. Niente di che. Quelli là sopra, più che altro, adesso dobbiamo andare a pushare. Cosa stanno facendo? Ah, c'hanno pure un NPC, però. Ah, fermi. Ricarico. E prendo la jump. Ricarico. E prendo la jump. Ok, un team ha bombato l'altro. Cioè, ha bombato, penso, il compagno di quello che avevo killato io. E anche l'hanno capito, l'avevo pushati da dietro, poverini, va bene. Vabbè, però almeno mi sono fullato praticamente i materiali. Ed ecco qui il giro di cui vi parlavo prima. Anche se però, ragazzi, nella parte di prima, non so se avete notato, ma qualcuno, dove era presente il boss Ares, quindi qui al campo di battaglia, qualcuno c'era andato. Non so se anche adesso, ovviamente, però prima qualcuno ci stava. Poi, ovviamente, ragazzi, dipende da partita a partita, perché se vi beccate quel game con una lobby di gente che è innamorata di questa di questo lato della mappa, allora vi dice male. Però diciamo che a rigor di logica dovrebbe essere una zona di mappa abbastanza tranquilla. Lì hanno buildato ma prima. Peccato, pensavo ci fosse qualcuno ora. Vabbè, allora non vado neanche al Monte Olimpo a sto punto. Andiamo avanti. Ok, raga. C'è gente... Oh mio Dio. E non è neanche sceso dall'auto, beh. Ok, quello l'abbiamo spaccato. Aia. Pure lui mi ha spaccato, però. Occhio. Oggi, raga, non riesco a buildare. Ma neanche a mirare, in realtà. Oh mio Dio. Ma i bro stanno giocando davvero con il coso dei laser, sì. Oddio, c'è pure quello lì. Ah, no. Ma dai, un altro con la macchina là. Ma quanta gente ci sta qui? Meno male che avevo detto di essere il lato tranquillo della mappa. Allora, facciamo così. Let's go. Ci prendiamo questa. E via. Ok, stanno di qua e si stanno fightando di brutto. Ok. Come non l'ho hittato? Raga, ma non mi ha dato la hit? Mamma mia. Il combat senza laser è come una tazza di cereali senza latte. Oh mio Dio. No, sul serio. Il combat senza laser ancora non mi era capitato di usarlo. Mamma mia, pochissimi danni. Con laser è il pump più forte della storia dell'umanità. Ma senza... mi prendo questo, ragazzi, per adesso. Anche se non so quanto abbia fatto... Oh. No, dimmi l'ha caricata, ok? Mi sesso un botto questi. Mi sa di sì, questi sì. Mi servirebbero cure vita. Mi sa che lì avevo lasciato un medikit. Andiamo a vedere, ma... Sì, avevo lasciato un medikit. Perfetto. Oggi totalmente smentito il povero Gigi. E vi dice che lì è un ottimo posto in cui lootare. E poi è il primo che non ci trova nulla. Vi dice che qua è la zona più tranquilla della mappa. E poi ci troviamo 78 team. Vabbè no, in realtà avrei dovuto continuare a girare di qua. Qua siamo abbastanza centrali. E vedendo anche la safe è normale che qui ci sarebbe venuta parecchia gente. Ovviamente dipende anche da come la safe gira. Perché se la safe va totalmente dall'altra parte, se voi fate sto giro qui a destra non c'è nessuno. Ma potenzialmente neanche andando centrali. Oh, qualcuno sta arrivando qui. Attenzione, eh. Oh no. Ma raga, ma questi erano altri bot. Ma i bot si fermano così, lootano in questo modo. Boh, mi è sembrato molto strano. Infatti ho giocato la bomba ballerina perché pensavo fossero due tryhardini. Uno c'ha la skin di Billie Eilish, stanno usando parecchi tryhardini. Ok. E perché non c'è il medaglione? Che cosa è successo? Ma raga, ma che è qualcuno che sta a fare la challenge, tipo?
Mi fingo il boss. Regà, ma che cacchio? Ah, forse perché il boss è morto da qualche parte e questi hanno continuato ad andare avanti? Sì, palesemente. Anche perché la challenge così del mi fingo non la puoi fare. Dai, regà, che mi voglio aprire. Cioè, voglio lootare dentro il bunker, che siamo messi veramente male con le armi. Dai, 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 dai. Poi, tra l'altro, qualche altra bomba ballerina sarebbe ben accetta. No, raga, passi. Sì, passi, 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 assolutamente. Devo stare abbastanza attenti, Ah, proprio così coi pugni? Guarda, io giusto il laser voglio mettere al pump. Quello già ci sta. Questo come non ci sta? Che cosa vogliono fare questi? Non ho capito. Vabbè, raga, nel dubbio mi... Ma se ne stanno andando, mi sa? No, 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 che se ne stanno andando? Stanno qua, stanno. Mannaggia la miseria, mannaggia. Sono in due, sono purtroppo. Ma che stanno tipo lootando qua fuori? Non ho capito. Sì, ok, noi ce ne siamo andati. In realtà volevo lootare... Cioè, volevo... Pensate, ve lascio il bunker così adesso. No, qualcun altro ancora? Quello mi sa che è entrato dentro il bunker davvero, raga. Quello mi sa che è entrato davvero dentro il bunker, maledetto. No, che no. Questo si era curato. Godo come un riccio. Ma? Che è sto rumore, raga? Che era sto rumore? Brutto liscio, ok, questo era il compagno. No, qualcun altro ha ucciso pure quello lì? Che cosa sta succedendo, raga? Perché quello è morto così de botto dopo che ho ucciso questo? Questo era il compagno di quello che ho atterrato prima, del The Weeknd. Vabbè, non è che ci stia capendo moltissimo, ragazzi, di questi qua. Alcuni erano de bot, probabilmente, per quello che hanno fatto cose strane. L'altro però era per forza un team. Oh, raga, comunque c'era un altro team qua. Non ho capito come abbiano fatto a morire, per quello vi dico, secondo me c'è qualcun altro. Io però... ritorno nel bunker e mi rifullo un attimino e mi modifico bene pure la mitraglietta a sto punto. No, regà, c'è qualcun altro, mannaggia la miseria. Ma tutti qua stanno a venire, ma che veramente? Ah, fermi un attimo, qua mi tocca riuscire di nuovo così. No, dai, bro! Quante volte mi toccherà uscire da sto bunker con gente che mi vuole pushare? Ma quello neanche ha capito dove stavo! Quello neanche ha capito dove ero andato. Avrà sentito solo i pugni e... Ma l'altro era già entrato? Ah, ma comunque, raga, sta mitraglietta, cioè, è una roba... E non ha neanche quello per essere più precisa da lontano, eh. Cioè, guardate quanto loot qui in giro. Cioè, tutti qui sono venuti a morire, vabbè. Cioè, il laser migliora la mira da così, senza mirare. Ma mirando serve quell'altro come potenziamento. È veramente incredibile. Comunque vorrei delle bombe ballerine extra, raga, perché in endgame sicuramente mi becco 70.000 persone con le macchine. Passi? Come passi? Altri passi qui. Sì. Ok. No, hanno conquistato l'isola su, ma va bene, a me frega poco. Ok, c'è il compagno, ma mi sa che questi erano dei bot. Va bene, sì, erano dei bot questi, va bene. Raga, sta ballerina mi tocca usarla veramente con parsimonia, eh. Raga, eccolo, un team con la macchina. Mamma mia, ragazzi! Mamma mia, ragazzi, come ce li siamo bombati, sti due! Tra l'altro, la macchina, eccola qua, ragazzi. No, che è? Come l'hanno modificata questa? Mannaggia, con il lanciagranate. Vabbè, meglio di niente, dai. Però mi serve... Mi servono le cose, mi servono. Mamma mia, se lo prendevo al volo, ragazzi, era un sogno, era. No, un'altra macchina, un'altra persona, tra l'altro, che è morta qui. Tutti qui stiamo uccidendo, va bene. No, raga, stanno proprio puntando alla mia macchina. Cioè, alla mia ex macchina, ormai. Ok. Ma come non è morto? Ma come non ho fatto danni alla macchina, oh? Ma che non ha preso danni la macchina? Ok, abbiamo fatto un bel po' di danni. Quell'altro è scappato purtroppo, però. Ok. Mamma mia, raga, i pugni. Mamma mia, ragazzi, i pugni di che sta... Oh mio Dio, no. No. Raga.
Ma come mi ha preso al volo, dai? Ma in che senso? Ok, tanto è inutile buildarmi, raga, in sta situazione. Cioè, veramente inutile buildarmi. Cioè, mi spaccano tutto in mezzo secondo. Raga, mi servono le ballerine, mannaggia la miseria. Questi qua. Ma poi, ma il dardo non aveva iniziato a fare danno? Alle macchine? Cioè, da dentro la macchina? Perché uno è sceso? Raga, me la provo a scappare così, ma non sarà facile questa, eh. Ma come tutte le altre partite in sta stagione ormai. Ormai nulla è scontato in sto gioco con tutta sta roba delle macchine e dei pugni. Ok, raga, io raga comunque cerco di... che bella kill, raga, qui che abbiamo fatto col dardo. Ma che in acqua non esplode? No, in acqua non esplode. Ok. Ok. Che stava sparando? Ah, ne ha atterrato uno qui. O è quello che ho atterrato io prima? Non lo so, raga. Non lo so. Non ne ho la più pallida idea. So solo che però i team quelli cattivi sono quegli altri con le macchine. Questi secondo me stavano qua a camperà. Raga, vedi? Quelli là che stanno pushando di brutto sono ancora quelli che stanno qui. Che stanno rimanendo fuori. Ah, eccoli. Non l'avevo visti. Ok. Oh. No, raga, non ho fatto una grandissima scelta. Non ho fatto una grandissima scelta. Qualcuno è morto nella tempesta, però. Ok. No. Ma, raga, comunque il pugno è troppo forte. È come sono morto nella partita di prima. Io ho boxato, ma il pugno arriva così e ti prende. È troppo forte. È troppo forte. Cioè, paradossalmente ti conviene buildare giù. Cioè, nel piano più basso. Perché se no io arrivo sotto il tuo box, ti faccio così e distruggo tutto. Distruggo tutto e ti vengo a hittare. Quindi a quel punto conviene rimanere bassi. Cioè, incredibile. Davvero incredibile. Io l'ho detto, secondo me il problema principale è più il pugno che le macchine. Però vabbè, i guanti, insomma. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, vi ricordo il codice creatore GGYT tutto grande, tutto attaccato nei costi oggetti di Fortnite. Fondamentale per supportarmi. Ogni due settimane il codice scandito poi lo dovete inserire. Lasciate un bel mi piace per supportare questa tipologia di video e consigliatemi altri posti dove atterrare nei commenti o altre challenge da fare. Iscrivetevi per non perdere tutti i prossimi video. Per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuoli!